È fissato per venerdì 10 settembre il primo faccia a faccia tra il presunto boss di Campobello di Licata, Giuseppe Falzone, e i giudici della direzione distrettuale antimafia. L'interrogatorio di garanzia, che si terrà all'interno del carcere di massima sicurezza di Novara, riguarda l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Palermo, Silvana Saguto, nell'ambito dell'operazione Apocalisse. Saranno presenti il procuratore aggiunto Vittorio Teresi insieme ai pubblici ministeri Giuseppe Fici e Fernando Asaro. Ad assistere Falzone l'avvocato Giovanni Castronovo. Diverse le accuse contestate al presunto capo di Cosa Nostra Agrigentina nell'inchiesta Apocalisse. Scattata alla fine di marzo, in carcere finirono 8 persone, ritenute dai carabinieri fiancheggiatori e prestanome dell'ex Primo La Rossa. Un'operazione che consentì di fare terra bruciata attorno al presunto boss, finito 3 mesi dopo in manette alla fine di giugno dopo 11 anni di latitanza. Sotto sequestro beni e società per un valore di circa 30 milioni di euro, ma è sulla discarica di Campobello di Licata e di alcuni punti vendita di una catena di supermercati che ruota l'inchiesta Apocalisse. Giuseppe Falzone si sarebbe occupato della scelta del sito e della gestione operativa della discarica, ingenti guadagni anche a scapito e danno dell'ambiente e della salute dei cittadini. L'impianto incontrato a Bifora, Pavarotta, venne sequestrato. Nella discarica sarebbero stati gestiti illecitamente rifiuti speciali e pericolosi per la salute pubblica, ma l'interesse di Cosa Nostra Argentina si era esteso pure al controllo della grande distribuzione commerciale. Obiettivo di Falzone era la realizzazione di diversi punti vendita, in particolare a Campobello di Licata e Palma di Montechiaro.